terzo premiato Fabio Zavattaro. Ciao Fabio. Ciao. Prego. Per una volta stai al centro. Ti do il microfono. Allora, buonasera. Ecco qua. Caro Fabio, intanto la vita da vaticanista ti ha portato in giro per il mondo, ti ha portato a vedere cose belle ma soprattutto cose brutte. Il ruolo del giornalista oggi qual è e soprattutto cosa deve fare per far capire alla gente, a chi fruisce del mezzo, che non è più soltanto un mezzo televisivo e cartaceo, ma ci sono i social, ci sono i siti e quindi bisogna stare molto attenti. Noi ce ne accorgiamo ogni giorno sia come operatori dell'informazione, della RAI, ma anche come dirigenti dell'ordine dei giornalisti. Beh, in effetti il mestiere è molto cambiato in questi ultimi tempi, proprio per l'ingresso di tutta questa nuova realtà, però il mestiere è sempre lo stesso, raccontare, informarsi, verificare, perché è facile dire una cosa e poi accorgersi che non è quella corretta. Parliamo sempre di fake news, ma le fake news si combattono andando nei posti, o se uno non può andare nei posti, informandosi, verificandosi. Questo è il mestiere del giornalista. Narrare, secondo me, stando attento a due aspetti, certo la ricerca della verità, ma soprattutto la capacità di stupirsi e saper raccontare lo stupore vissuto. Questo è il nostro mestiere. Aggiungerei anche consumare le suole, perché lo diceva un nostro vecchio maestro. Però consumare le suole delle scarpe è uno dei temi. Evidentemente quello spetta anche agli editori, facile consumare. Tanto non te le ripagano le scarpe, te le devi comprare lo so. Tu. Non lo possiamo mettere in nota. Io volevo chiedere da vaticanista l'esperienza vicino a Papa Francesco, che per antonomasia è un grandissimo comunicatore, ha da sempre, da subito, saputo proprio aprire le chiavi per arrivare a tanti, a molti. Ma ogni Papa ha la sua specificità. Francesco è immediato. Francesco non ha, come dire, paraventi dietro i quali nascondersi. Se deve dire una cosa, la dice. A volte facendo anche qualche piccolo, impiccio, diciamo così. Però se deve dire una cosa, la dice. Un po' come Giovanni Paolo II. Che non si fermava di fronte a nulla, nemmeno di fronte alla malattia. Questa è la bellezza dei papi che abbiamo avuto dal Concilio in avanti. Lasciamo perdere i primi perché non li ho seguiti, ovviamente. Va bene, a parte questo. Sono papi che hanno sempre un qualcosa da narrare e la loro evoluzione, diciamo, l'evoluzione del pensiero dei papi è una cosa che secondo me è utile alla nostra capacità narrativa, parlo del giornalista, certo. Ma è anche utile a tutti. A tutti, ovvio, perché leggiamo la motivazione. Leggiamo la motivazione. Ha svolto per lungo tempo il compito non facile di contribuire con garbo e professionalità alla divulgazione dei valori più profondi della dottrina cristiana, spendendosi per la formazione di una coscienza partecipativa. Ha interpretato le funzioni di giornalista come testimone di realtà e verità, fedele interprete dei fatti, capace di impegno morale nella professione. Per lui il giornalista informa, non offende e non apre la porta a false pietà. Premio Beato Padre Pino Puglisi a Fabio Zavattaro. Le nostre Alida e Noemi, grazie ragazze. Grazie Fabio.